Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con Printer Pro per iPhone, è un'applicazione molto comoda e molto snella, utile in pratica per stampare i propri documenti, immagini, mail o quant'altro direttamente dal melafonino. Esiste anche nella versione per iPad, grosso modo la disposizione nei menu non cambia granché, le opzioni non variano sensibilmente. Diciamo che questa impostazione ci permette un attimino di farvi apprezzare al meglio, così da poter inquadrare sicuramente al meglio delle nostre possibilità l'app, in questo caso, che gira su un iPhone 4. Detto questo, l'impostazione dell'app è semplice. Come vedete, avete una pagina print, una pagina con i recents e una pagina dedicata alle impostazioni. Nelle impostazioni, grosso modo, potete impostare la passkey. È in pratica una password che voi potete appunto abilitare oppure no, serve in pratica per proteggere il sistema di stampa, potete abilitarlo o meno, diciamo che non avendo particolari insomma documenti da proteggere, nel mio caso l'ho lasciata disabilitata, tanto insomma non mi interessava oggettivamente andarla a sfruttare. Detto questo, comunque l'opzione c'è, se volete sfruttarla basta abilitarla e insomma procedere in questo senso. Nei recents è molto comodo, potete avere praticamente lo storico delle stampe che andate ad eseguire, potete anche pulire di tanto in tanto la lista appunto dei documenti recenti stampati, così come abbiamo appena fatto noi, giusto per velocizzare l'esecuzione del programma e non appesantire il sistema con magari dattili che possono essere considerati come inutili. Detto questo, andiamo nella paginata principale. Come potete vedere, potete stampare elementi della clipboard, quindi praticamente quelli che avete copiato, non so, screenshots piuttosto che parti di testo. Avete la possibilità di stampare contatti, avete la possibilità di stampare foto, mail, pagine web, elementi contenuti in iDisk piuttosto che su Dropbox. Cosa davvero molto comoda è il fatto di aprire in sostanza il documento di vostro interesse o piuttosto che il sito web di vostro interesse o l'articolo nel sito web di vostro interesse. Per esempio nelle pagine web, vedete, c'è anche un tutorial molto facile e veloce, davanti al prefisso HTTP basta inserire una P di prova e in sostanza si invia il link direttamente a Printer Pro, così da poterlo stampare comodamente. Detto questo, l'applicativo è compatibile con stampanti dotati di compatibilità con AirPrint, nonché permette la stampa su PDF, molto comoda per esempio per inviare il documento a terzi. Se però non avete la necessità di inviare documenti a terzi via PDF, piuttosto che magari una stampante recente compatibile con AirPrint, potete installare l'applicazione per Mac o per Windows direttamente dal sito dello sviluppatore, che vi permette con 5-6 MB di applicazione gratuita tra le altre cose di stampare via rete domestica semplicemente collegandovi via Wi-Fi con la stampante che abitualmente utilizzate, che sia un HP, una Epson o quant'altro. Nel momento in cui voi l'avete collegata al vostro computer e vi permette di stampare già così com'è, installando questo applicativo in pochi istanti vi permette di rendere questa stampante, che normalmente non sarebbe compatibile con l'applicazione, in questo caso aperta, ve la rende compatibile veramente con pochissimo sforzo. Buona cosa, perché in questo modo l'app diventa universalmente utilizzabile. Detto questo, andiamo per esempio a vedere come si stampa una foto. Vedete, possiamo fare take photo piuttosto che aprire il photo album. Vedete, noi nel camera roll abbiamo già un paio di immagini, vedete, abbiamo preso questa candela, abbiamo fatto una foto. Nel momento in cui voi fate print, vi dice add printer manually, nel momento in cui per esempio non volete utilizzare una stampante AirPrint, oppure potete anche utilizzare una stampante, una cloud printer, come potete vedere. Noi abbiamo già effettuato la stampa, così appunto da velocizzare questo video, se no adesso dovremo attendere che la stampa sia inviata e quindi poi stampata. Come vedete, questa è la stampa in sé, è l'immagine in pratica che vedete qui, resa ovviamente su un foglio, in questo caso semplicissimo A4 di carta. Detto questo, quindi il sistema funziona, con diverse stampanti su diversi sistemi è stato provato, ottima cosa, davvero è stupefacente.
e fa egregiamente il suo lavoro, soprattutto grazie anche all'applicativo che potete installare, per esempio, sul computer che normalmente avete collegato alla stampante, per renderla quest'ultima compatibile con l'applicazione. L'invio consta di pochi istanti, via Wi-Fi per esempio, e una volta che lo riceve poi la stampante si arrangia a fare tutto. Davvero davvero geniale, è un'applicazione che secondo me dovrebbe essere inserita nativamente da Apple, però vista la mancanza è ottima cosa poterla trovare sull'App Store. Detto questo, non mi risulta ci sia molto altro da dirvi, d'altronde insomma la dimostrazione è venuta abbastanza bene, insomma la stampante ovviamente deve essere di buona qualità, se volete una buona qualità come riuscita, però insomma a parte questo che dipende dal vostro hardware, per il resto non mi risulta ci sia molto altro da mostrarvi. Se avete domande, curiosità, commenti, insomma, lo spazio commenti è a vostra disposizione, usatelo solo con un minimo di buona educazione, come insomma si dovrebbe fare, e se poi avete domande, voi fatecele, sarà nostra premura vedere di trovare e di darvi una risposta, soprattutto sensata, ecco. Detto questo, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info, e già che ci siete, magari iscrivetevi anche al canale TV, che così vi permette di rimanere aggiornati comodamente e semplicemente a tutte le novità e approfondimenti che creiamo per voi. Detto questo, è veramente tutto, ci vediamo online, a presto, un saluto da Giuseppe Ragozzino.